Agro Lab. Ci cominciamo a partire da adesso. Buonasera a tutti. Io sono Giulio Bigliardi, sono un archeologo di Parma. Sono Giulio Bigliardi, buonasera a tutti. Faccio parte di Archeolab, sono uno dei tre fondatori. Noi abbiamo sede a Parma, lavoriamo, come farò vedere, in realtà già in diverse parti d'Italia. Noi ci occupiamo di tecnologie per migliorare la fruizione e l'accessibilità al patrimonio culturale. In particolare ci occupiamo di tecnologie legate al 3D, di rilievo 3D, modellazione 3D e stampa 3D. Nell'ultimo anno e mezzo ci siamo occupati in particolare di due filoni, percorsi museali tattici per non vedenti e musei 3D online. Quindi, visto che il tempo è poco, entrerò in dettaglio solamente di questi due aspetti di cui ci occupiamo. E per quanto riguarda i musei tattili, saprete quanti musei abbiamo in Italia, visto l'argomento di cui si parla, sono circa 4.600. Di questi, poco meno di 80 hanno ausili tattili per non vedenti. Parliamo di 350.000 persone che in Italia sono completamente tagliate fuori dal proprio patrimonio culturale. In Europa sono circa il 1,5% della popolazione totale. Si può fare di più, sicuramente. Esistono molte soluzioni, anche a basso costo, accessibili anche per i piccoli e medi musei. Noi di solito proponiamo tre cose ai musei. Uno, individuare oggetti che possono essere toccati senza alcun rischio. Ogni museo ha oggetti che possono essere toccati, iscrizioni, lapidi, bassorilievi. E poi proponiamo ausili realizzati in stampa 3D con materiali vari, vi faccio vedere qualche slide, e schede tattili in formato cartaceo per gli oggetti che non possono essere stampati in 3D. Mi fermo un attimo sulla stampa 3D, che oggi è sulla bocca di tutti, offre opportunità enormi. In particolare sono oggi disponibili tantissimi materiali che ci permettono di riprodurre i reperti archeologici non solo fedelmente nelle forme, ma anche proprio nei materiali, quindi offrire un'esperienza tattile più fedele possibile. Questa, ad esempio, è una riproduzione di un polso umano realizzato con un filamento a base di polvere di marmo. Questo è un materiale molto particolare, molto interessante, perché è a base di polvere di bronzo e permette di ottenere un oggetto che può essere ossidato in modo artificiale. Quindi offre un'esperienza tattile di altissimo livello e soprattutto apre anche soluzioni interessanti nel campo del merchandising museale. Abbiamo già realizzato un percorso tattile al Museo di Marzabotto, faremo la prima visita guidata sabato 9 luglio e lo stiamo realizzando a Ferrara, dove lavoreremo a settembre. Abbiamo già fatto altre attività con alcuni musei di Lazio. Vado avanti, dicevo, il secondo aspetto su cui stiamo lavorando recentemente sono i musei online. In particolare a settembre abbiamo messo online questo portale, 3D Virtual Museum, che è il primo portale in Italia di visualizzazione 3D di opere provenienti dai nostri musei. In un paese trovate una cartina, quindi potete fare una ricerca per località. Purtroppo su Reggio Emilia al momento non abbiamo nulla, l'opera più vicina che potete vedere è a Correggio, il rilievo 3D della statua di Antonio Allegri. Però ogni opera, anzi, dalla home page voi potete fare una ricerca, quindi non solo per località ma anche per cronologia e tipologia. In questo caso non si legge bene, ma comunque è impostata la ricerca sui reperti archeologici di origine etrusca e il sito vi restituisce tutti i modelli 3D delle opere che attualmente sono state pubblicate sul sito. Quindi in un unico luogo noi abbiamo riunito opere provenienti da musei diversi. Per ogni opera è disponibile il modello 3D, visualizzabile da PC, da smartphone e visualizzabile anche con i sistemi di realtà virtuale come l'Oculus Rift o Google Cardio. Per ogni oggetto, per esempio, una scheda con informazioni storiche e archeologiche e al momento dalla metà degli oggetti online è possibile scaricare il file per stamparsi da casa. Parliamo di circa 180 modelli 3D online, di cui 80 scaricabili, non tutti perché non tutti i musei ci hanno dato il permesso. Ti devo chiedere di avviarsi verso la conclusione. Io ho concluso. Perfetto, grazie. Grazie. Riguardo alla legge, sì. È proprio molto interessante il discorso di poter dare degli spazi all'interno di sovrintendenti che si occupano del patrimonio, perché credo che comunque il ruolo delle sovrintendenze del Ministero sia cruciale anche nel discorso di innovazione, cioè non si può prescindere da fare innovazione da chi è preposto alla tutela. Questo purtroppo lo dico perché purtroppo le sovrintendenze sono spesso viste come pugni in un occhio, però in realtà non si può prescindere dalla collaborazione con questi enti
E il secondo aspetto, che secondo me è molto importante, è la possibilità di sfruttare i dati del patrimonio culturale dal punto di vista commerciale. Grazie, dottor Vigliani. Non si trova sostenibilità. Chiamo qui Riccardo Rivola di James.